Salve a tutti e benvenuti sul mio canale. Vivo V23 è uno smartphone unico nel suo genere che fa dei selfie il suo punto di forza. Prima di andare avanti, vi chiedo come sempre di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per restare sempre aggiornati sui miei video. Saluto come sempre gli amici di digitabili.blog e gli amici Telegram malati di smartphone. All'interno di questa bellissima confezione glitterata troviamo, oltre il nostro smartphone, classici libretti delle istruzioni, cover in silicone trasparente di buona fattura, caricabatterie con ricarica rapida da ben 44 watt, spillino per i vano SIM, adattatore jack tipo C, cavo di ricarica USB-A tipo C, e delle cuffie di ottima fattura con attacco jack audio. Direi che è una confezione molto completa. Vivo V23 è uno smartphone diverso dai classici Android. Ha il profilo in metallo squadrato che ricorda quello degli iPhone. Il retro è in vetro satinato nero che non trattiene le impronte. Esiste anche un'altra versione gold che reagisce ai raggi UV, alla luce solare, trasformando la scocca dorata in blu. Lo smartphone in mano trasmette una buona sensazione di qualità e solidità. Purtroppo non ha nessuna certificazione di resistenza ad acqua e polvere. Le dimensioni sono di 157,2 x 32,4 x 7,6 mm di spessore, per un peso di soli 181 grammi. Analizzando bene lo smartphone, troviamo nella parte destra il bilanciere del volume col tasto di accensione e spegnimento. Nella parte sinistra non abbiamo nulla. Nella parte inferiore abbiamo lo slot che può ospitare due nano SIM, non abbiamo l'estensione di memoria, abbiamo il primo microfono, la porta di tipo C, altoparlante di sistema che purtroppo è solamente mono. Nella parte superiore abbiamo il secondo microfono, sul retro il modulo delle fotocamere e nella parte inferiore abbiamo lo sblocco con l'impronta che è veloce e preciso, 10 volte su 10. Vivo V23, monto display da 6,44 pollici diagonale, con questo particolare notch in tecnologia AMOLED con risoluzione Full HD Plus 1080x2400 pixel e un refresh rate adattivo fino a 90 Hz. Il display supporta l'HDR 10 Plus ed è protetto da un vetro Scott Extension super resistente. Lo schermo supporta anche l'Always On Display. Nel complesso il display è davvero bello, con buoni colori ed un'ottima luminosità massima. Parlando invece di hardware, questo Vivo V23 utilizza il processore MediaTek Dimensity 920 5G, octa-core da 2,5 GHz, accoppiato alla GPU Mali G68 MC4 e da ben 12 GB di RAM LPDDR4X. La memoria interna invece è da 256 GB, non espandibile. Buona anche la connettività con il 5G, il Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e abbiamo anche il chip NFC per i pagamenti. Non abbiamo il jack audio per le cuffie. Bisogna utilizzare l'adattatore Type-C della confezione. L'audio è mono e di qualità nella media. Vivo V23 è dotato di una batteria da 4200 mAh che garantisce un'autonomia nella media. Non è una batteria che completa l'intera giornata con un uso intenso, ma viene in aiuto la ricarica rapida a 44 watt. Non è presente purtroppo la ricarica wireless. Parlando di reparto fotografico, su questo Vivo V23 abbiamo un 64 megapixel f1.9, accompagnato da un grandangolare da 8 megapixel f2.2 e la solita inutile fotocamera da 2 megapixel per le macro. Le foto del sensore principale sono davvero belle, con buona luce sono molto nitide, con un'ottima messa a fuoco e con luce e colore ben bilanciati. Nulla di che la fotocamera grandangolare per colpa della bassa risoluzione.
Con poca luce la qualità cala abbastanza e viene in aiuto la modalità notturna per cercare di migliorare la scena. Questo Vivo V23 dà però il meglio con le fotocamere frontali. È uno dei pochissimi smartphone in commercio ad avere due sensori frontali. Abbiamo una 50 megapixel f2.0 e una 8 megapixel grandangolare f2.28. Le foto sono sempre nitide, ben bilanciate e con un ottimo autofocus. Quando la luce cala, il sensore principale inizia a soffrire. Viene in aiuto il doppio flash LED frontale che risolve abbastanza la situazione. I video vengono registrati fino al 4K a 30 fps e hanno una discreta stabilizzazione, oppure a 1080 da 60 fps che io vi consiglio. Si possono registrare anche video 4K a 30 fps anche dalla fotocamera frontale. Parlando invece di software, su questo Vivo V23 abbiamo la Fantaccio S12, basata su Android 12, aggiornato con le patch di settembre 2022. Si tratta di uno dei software molto veloci e con un'ottima personalizzazione. Abbiamo le classiche gesture, il tema DAC, modalità gioco, e abbiamo anche l'espansione RAM virtuale di 4 GB per un totale di 16 GB. Nel complesso è un software che mi è davvero piaciuto e che non soffre di bug o lag particolari. Vivo V23 viene lanciato ad un prezzo di listino di 549 €. Fortunatamente si può trovare a meno. Vi lascio qui sotto qualche link d'acquisto in descrizione. Vivo V23 è uno smartphone che al suo prezzo di lancio non aveva senso, ma a distanza di mesi con un prezzo più basso ha un suo perché. Se siete amanti dei selfie, questo Vivo V23 è lo smartphone che fa per voi. I punti di forza sono il design, le buone fotocamere selfie, il software sempre velocissimo e una buona ricarica rapida. Come contro direi il prezzo di lancio un po' elevato e le fotocamere secondarie non ottime. Per oggi è tutto, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale e se il video vi è piaciuto lasciate un bel like per supportarlo. Per qualsiasi info scrivete pure nei commenti. Ciao e alla prossima!